struttura provinciale, e poi sarà presente anche il segretario regionale di FISMIC, in quanto stiamo sviluppando in provincia di Salerno anche il sindacato dipendente di FISMIC, che è diventato, grazie a una fusione parziale con UGL, il quarto sindacato dipendenti in Italia. E davanti a degli illustri ospiti noi porteremo avanti i nostri progetti, che già sono iniziati da un sacco di anni con altre esperienze sindacali. Infatti possiamo avere la paternità di essere stati i primi in Italia a chiedere una modifica del diritto camerale annuale, e nonché siamo i primi anche in Italia per aver cercato di cambiare il funzionamento delle camere di commercio. Infatti grazie a noi che secondo le nostre moralità eccetera siamo andati contro un utilizzo un po' sbagliato dei fondi camerali, e fortunatamente adesso siamo in una sede che è la sede legale della Camera di Commercio, che ci ha ospitato grazie anche al presidente della Camera di Commercio e di Non Camera Andrea Prete, proprio perché siamo in sintonia su questa linearità. Ci auguriamo che anche le altre associazioni, nonché gli altri imprenditori, seguano e ci aiutino a portare avanti dei progetti importanti per il territorio. Siamo qui, Boccia diceva, ci parlava della presentazione di questo nuovo progetto sindacale per quanto riguarda le associazioni datoriali, delle piccole e medie amministrazioni. Quanto è importante oggi il ruolo del sindacato per le imprese e i datori di lavoro? Importante per le imprese, importante per i lavoratori, è importante che tutti questi corpi intermedi cosiddetti, no? Associazioni datoriali, associazioni sindacali, riescano a fare però un salto di qualità rispetto al passato. È chiaro che ognuna di queste associazioni difende interessi di parte, ma se tutto questo riesce a essere fatto non dimenticando l'interesse generale, ecco che a questo punto davvero si collocano come organismi, come corpi, come soggetti che contribuiscono allo sviluppo dell'intero territorio. Quando si parlano di sviluppo territoriale, di dinamiche economiche, non possiamo riferirci solo ed esclusivamente alle imprese e all'economia, ci sono tanti altri fattori, qualità delle istituzioni, qualità dei corpi intermedi che incidono proprio sullo sviluppo del territorio, e quindi da questo punto di vista ben venga l'ingresso di un nuovo soggetto, soprattutto se, come mi sembra di capire, davvero c'è volontà di creare un soggetto moderno, un soggetto che è in linea con lo spirito dei tempi e che riesca a fare un salto di qualità rispetto al passato. Boccia parlava di una nuova stagione sindacale che passi, diciamo, dalla concertazione alla cooperazione tra sindacati e istituzioni. Questo non potrebbe forse significare un po' anche abbassare però la guardia per quanto riguarda la tutela dei diritti, in un momento in cui comunque esistono ancora 43 forme di contratti atipici, in un momento in cui forse i lavoratori non sono ancora così tutelati? La madre di tutte le battaglie, qua sulla concertazione si parla da un po' di tempo, adesso con il famoso articolo 18, no, col Jobs Act. Io non me la prenderei con le differenze lessicali, diceva bene lei, badiamo alla sostanza, badiamo soprattutto alla tutela dei lavoratori. Io non ho imbarazzo neanche a parlare di salari minimi, come ci sono in tanti altri paesi d'Europa, in Inghilterra, in Francia, in tante realtà. Dobbiamo uscire dalla logica della concertazione se significa solo contrapposizione, perché in realtà poi si concertava poco, c'erano dei tavoli contrapposti, no, in cui c'erano diverse fazioni. Bene la cooperazione se si guarda ai diritti dei lavoratori, ovviamente alle opportunità per le imprese, perché alla fine se non si crea economia non si crea neanche lavoro, il lavoro non si crea per decreto, possiamo inventarci tutte le forme contrattuali che vogliamo, quindi dobbiamo cercare di far crescere l'economia, dobbiamo cercare di far crescere l'intera torta, poi a parità di angolo di taglio ognuno avrà una fetta più grande, ma da questo punto di vista dobbiamo fare anche qui un salto di qualità. I sindacati forse meno talebani, le associazioni datoriali, gli imprenditori più aperti e più socialmente responsabili, più inseriti nel contesto sociale. Se questo avviene davvero possiamo provare a ripartire. Il mondo giusto è portare finalmente